C'è un ragazzo, Alessandro Bordini, che era un paracadutista. A 24 anni è andato male un lancio, è diventato cieco. Sta facendo il giro del mondo cieco. Quindi ovviamente ci serve. Come con il diabete, come con la cecità, come con l'essere donna, come con l'essere gay, perché c'erano posti in cui il gay, per esempio in Mauritania, c'è la pena di morte. Ti devi informare. Quindi anche una famiglia che volesse viaggiare con bambini piccoli, ne ha incontrate? Sì, ne ho incontrato un'italiana che sono fantastici, siamo sei in viaggio? Perché sono una coppia con 4 figli. Credo che Alessandra abbia una 45 anni, credo, e lei ne avrà un 42. Ah, ma andavo, quando li ho incontrati in India, il più piccolo aveva 1 anno e mezzo. Il più grande aveva avuto 8 anni. Il problema sai qual è? Che sono dovuti tornare a casa perché è stata male la madre di lei e gli assistenti sociali volevano portarli dei figli. Cioè il problema è nato in Italia, non è nato in giro per il mondo. C'erano i vicini di casa che rompevano il cazzo e tutto quanto, e gli assistenti sociali sono intervenuti e volevano portare dei figli perché questi non li facevano andare a scuola. C'è qualcosa che non va, Per chi ha idee un po' diverse da non quello che vogliono. È per questo che vorrei fare il giro del mondo, per capire qual è il posto adatto e migliore per far crescere mio figlio, però al momento ancora. Quanti anni ha tuo figlio?